Capire esattamente chi è stato Marco Pantani bisogna partire dalla fine, da quel 5 maggio 1999 a Madonna di Campiglio. Quel giorno i carabinieri del NAS entrarono nell'albergo dove la squadra di Marco Pantani, la Mercatone 1, con Marco Pantani risiedevano e fecero dei controlli a sorpresa. Questi controlli evidenziarono un valore alto di emoglobina, sopra il 50%. Marco Pantani, che quel giro lo aveva dominato, stravincendo anche la frazione precedente alla giornata di Madonna di Campiglio, venne escluso dal Giro d'Italia. Un duro colpo per il pirata che uscì dall'albergo dove risiedeva, scortato dalla scorta dei carabinieri come se fosse uno dei più grandi delinquenti in circolazione. Furono statuarie le sue parole. Una volta uscito dall'albergo, mi sono ripreso tante volte, non mi riprenderò più. Forse quelle parole identificano quello che è stato Marco Pantani, un campionissimo, uno fortissimo in bicicletta, ma fragile quando scendeva dal suo mezzo meccanico. Marco Pantani veramente non si riprese più, fece altri 1, 2, 3 anni di inattività, senza mai arrivare ai propri livelli. Nel 2000 riuscì a vincere le ultime sue tappe al Tour de France, le ultime sue due corse della carriera, al Mont Ventoux duellando con Lance Armstrong e poi qualche giorno dopo dominando la frazione di Courchevel. Resta questo, il Marco Pantani fortissimo in bicicletta ma fragile mentalmente che ci ha lasciato purtroppo il 14 febbraio del 2004. Una anonima stanza di un residence di Rimini. È stato trovato lì, morto, apparentemente per overdose in un primo momento, si disse, ma poi le varie vicissitudini giudiziarie di questa morte portarono a delle archiviazioni, portarono anche a delle nuove inchieste. Marco Pantani è stato ucciso. Marco Pantani si è ucciso. La risposta ancora precisa non si ha. Si sa solo che il 14 febbraio 2014 tutto il mondo dello sport italiano ha perso uno dei più grandi atleti che l'Italia abbia mai avuto. Un atleta che seppe far parlare di sé già da dilettante, vincendo il Giro d'Italia. Poi il passaggio al professionismo l'anno dopo. Nella carriera di Claudio Chiappucci, capitano unico di quella formazione diretta da Davide Boifava. Un primo anno di apprendimento e poi il secondo anno, subito l'esplosione. Marco Pantani che domina una prima tappa al Giro d'Italia, al cospetto di campionissimi come Michele Indurain ed Eugenio Iberzin, e il giorno dopo assesta un colpo fenomenale che lo rivela al grande pubblico, non solo del ciclismo mondiale e internazionale, ma di tutto lo sport in generale. Cavalcate vincenti al cospetto di fuoriclassi assoluti come Michele Indurain. Marco Pantani chiuderà quel Giro d'Italia al terzo posto, alle spalle del vincitore Eugenio Iberzin e di Michele Indurain. Inizia di là la cavalcata speciale, fantastica, spettacolare di Marco Pantani. Una cavalcata fatta di vittorie, ma di cadute, perché se vogliamo un pochettino affiancarlo a quelli che sono i personaggi mitologici che hanno accompagnato la nostra infanzia e tutto il nostro percorso di vita, Marco Pantani potrebbe essere visto come una moderna araba fenice, ricade e rinasce sempre dalle proprie ceneri, perché se sono famose le imprese di Marco Pantani, sono altrettanto famose le cadute dovute ad infortuni, dovuti ad incidenti di corsa, ma non solo. Marco Pantani perse un Giro d'Italia per una caduta, perse diverse stagioni per cadute in corsa e in allenamento, famosa quella alla Milano-Torino dove si portò dietro la frattura del tibia e perone. Molti medici addirittura avvisarono
Avevano detto che la carriera di Marco Pantani fosse stata interrotta in quel momento. Invece lui risalì in sella con la tenacia e la costanza di un grandissimo e riprese a vincere sino ad arrivare a quel fantastico 1988. Un'accoppiata fenomenale, un'accoppiata riuscita solo 6 volte prima di allora ai grandi ciclisti del passato. Iniziò Fausto Coppi nel 49 e 52. Poi Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Michele Indurain nel 1987, Stéphane Roche. Poi si dovette attendere 11 anni, 1998, per rivedere un ciclista vincere nello stesso anno Giro e Tour. Impresa fantastica, un giro dominato, la cavalcata di Europa resta nella mente e negli occhi di qualsiasi sportivo. Non solo italiano. Fora, ai piedi della salita, ha un incidente meccanico, perde tantissimo tempo rispetto ai suoi avversari diretti, prima tra tutti Laurent Jalabert e Ivan Gotti. Si rimette in bicicletta con la forza e la costanza di un guerriero, lotta come un leone, non ha bisogno dei compagni di squadra per prendere a uno tutti gli avversari. Ultimo in ordine di chilometraggio il francese Jalabert è superato come un paracarro e Marco Pantani compie una delle più grandi imprese sportive che lo sport italiano ricordi. Vince Europa, domina Europa e mette il sigillo tombale su quella vittoria al Giro d'Italia del 1998. Non vuole andare al giro, vuole godersi un pochettino questo successo, il suo primo successo in una grande gara a tappe. Lo convince il suo team manager di allora, alla Mercadone 1, Luciano Pezzi. Va al Tour de France a fari spenti, di fronte a un scoglio che sembra insormontabile, come quello del tedesco Jan Ullrich. Inizialmente lo è, perché l'allora portacolori della Telecom riesce a imporre, nel cronometro disseminato nella prima parte del percorso, la propria supremazia. Ma Marco Pantani attende il momento giusto, è in una giornata da tregenda, scaglia il proprio attacco e segna un'altra impresa fantastica, non solo del Tour de France, ma ancora una volta del ciclismo mondiale, dello sport italiano. Parte a 70 km dal traguardo, va tutto solo verso la conquista della maglia gialla. Quel Tour de France 1998 è dominato da Marco Pantani, nonostante le voci di doping colpiscono il gruppo, la festina di Richard Viranca viene esclusa per coinvolgimento a doping e tanti altri atleti e tante altre squadre verranno escluse da quel Tour de France. Però riesce sempre Marco Pantani a tenere la freddezza giusta per poter portare a termine un'impresa fantastica. È il 1998, segnatevi questa data perché a tutt'oggi, 2020, ancora nessuno è riuscito a compiere l'impresa di vincere il Giro e Tour de France. L'ultimo resta Marco Pantani, l'ultimo dei 7 magnifici ad aver coronato questa fantastica doppietta. Marco Pantani di lì è un fiume in piena, è uno sportivo richiesto e voluto da tutti, l'uomo che getta la bandana, è il pirata che non ha paura di niente, sino a quel 5 maggio 1999. Sino a quel giorno maledetto di Madonna di Campiglio. Lì finisce, in teoria, la carriera, la vita, forse, di Marco Pantani. Le altre vittorie successive, la sfida vinta con l'allora insuperabile Lance Armstrong, dimostra quanto Marco Pantani sia stato grande, quanto Marco Pantani abbia segnato la storia sportiva, umana, di tutti noi. Il 14 febbraio 2004 ci lascia Marco Pantani, lascia questa terra, ma non abbandona i cuori di tutti quelli che l'hanno visto trionfare, di tutti quelli che si sono emozionati vedendolo vincere, di tutti quelli che lo hanno applaudito nelle strade e di tutti coloro che si sono approcciati al ciclismo soltanto nel vedere le gesta di quel ragazzo pelato che quando gettava la bandana dava battaglia. Marco Pantani è morto, sì, ma non ci ha lasciato
nelle menti, nel cuore, perché le imprese di Marco Pantani resteranno sempre impresse nella nostra memoria e le emozioni che ci ha dato resteranno sempre scolpite nel nostro cuore. Non a caso la tomba di Marco Pantani ogni giorno è visitata da milioni e milioni di tifosi, non solo amanti del ciclismo, ma amanti dello sport, un vero e proprio pellegrinaggio. Marco Pantani resta un grandissimo. Marco Pantani non è morto quel 14 febbraio 2004. Marco Pantani vive in tutti noi, in tutti coloro che lo hanno saputo amare e proteggere. E forse qualcuno, alla fine, alla morte di Marco Pantani, qualche colpa ce l'ha. Attaccarlo in maniera indiscriminata per i vari processi di doping che Marco ha avuto, forse è stato ingiusto. Processi terminati tutti con assoluzione piena. Ribadisco, tutti con assoluzione piena. Marco Pantani è morto, ma forse è stato ucciso da qualcuno. Ciao Marco.